nel dialogo incalzante e drammatico con Pastasio, il prefetto di Siracusa che applicò in maniera durissima il decreto di persecuzione di Diocleziano e fu carnefice di Lucia, Lucia esce vittoriosa. Tiene testa perfettamente a questo funzionario romano che gli sta davanti conscio del suo potere e tiene testa come tante altre donne forti dell'Antico Testamento, come tante altre donne cariche di santità lungo la storia della Chiesa, e così in essa si rivela anche questo. Dobbiamo cogliere oggi come messaggio dalla festa di Lucia la grande dignità della donna che Giovanni Paolo II ha identificato con una bellissima espressione nel genio femminile. È decisivo per le donne di oggi, a partire dalla primissima età fin nella giovinezza, vivano fino in fondo questo genio femminile. Della loro custodia ha bisogno tutta quanta l'umanità, della loro cura ha bisogno tutto il popolo di Dio, ha bisogno la nostra Chiesa. Bisogna guardare a Lucia e alle sante, e perché tutte le nostre donne, parte della comunità cristiana e parte della società civile, svolgano compiutamente la loro vocazione, esplicitando in tal modo il loro genio.